quello che è successo in Brasile è una rottura del sistema democratico. Quelli che hanno perso le ultime elezioni nel 2014 per la quarta volta di seguito non si sono dati pace fino a quando non sono riusciti a allontanare la presidente eletta da 54 milioni di brasiliani e passa, e stanno mettendo in atto un governo illegittimo, non legittimato dal voto popolare, che fa marcia indietro rispetto a tutte le conquiste sociali per i lavoratori, per l'educazione, per la salute. Tra le diverse cose che ha fatto potrei citare per esempio l'estinzione del Ministero della Cultura. È inimmaginabile uno Stato senza cultura, un paese senza cultura è un paese senza futuro. Far passare come se fosse una pulizia, no? Stiamo cercando di ripulire il paese dai corrotti, stiamo cercando di riportarlo sulla strada giusta, ma non è così, perché voglio dire, un presidente che viene eletto con più di 54 milioni di voti dal suo popolo, popolo sovrano, che viene destituito in questo modo dal suo incarico, da persone che poi vengono lì dicendo che lottano contro la corruzione, ma un terzo di ministri che sono indagati per problemi legati all'indagine Lava Jato, che sarebbe la Tangentopoli in Italia, no? È una cosa assurda, è una cosa inaccettabile. Il partito che era al governo, il PT di Dilma Rousseff e Lula, possono essere criticati, non sono stati perfetti, non hanno magari accontentato poi la sinistra che li aveva eletti, ma insomma dopo veramente dalla scoperta del Brasile fino all'arrivo di Lula nessun governo si era occupato della grande parte della popolazione brasiliana, e loro in questi dal 2002 al 2015 al 2014 hanno sradicato la fame in Brasile, hanno creato le università, hanno dato modo che persone nate in situazioni in Brasile che non avevano nessuna speranza di accedere a un corso di livello superiore, che potessero sognare un futuro diverso. Cioè, questa cosa si è mossa in Brasile per la prima volta. Forza Dilma! Forza Dilma! Forza Dilma! Fora Cunha! Fora Cunha! Fora Cunha! El gobierno de Bolivia se manifiesta un rechazo a cualquier intención o manifestación que vaya en contra del ejercicio de la democracia. En este caso estamos hablando de uno de los países más importantes de la región y de las economías mundiales, que ha ejercido la democracia mediante el voto de más de 58 millones de personas, escogiendo democráticamente a su presidenta. La posición de nuestro país, de nuestro presidente constitucional, Nicolás Maduro Moros, de nuestra canciller, Delcy Rodríguez, evidentemente es el rechazo a este golpe que se le ha perpetrado a la presidenta Dilma ante la violación de la institucionalidad democrática del país, a sus leyes, a su constitución y a lo que decidió el pueblo soberano. Claramente es un golpe a las políticas sociales que se viene facto en Sudamérica. Intervenciones o ataque a la Unión de Sudamérica, Mercosur, la CELAC, UNASUR. È perché poi si tratta dell'imposizione alla volta di un criterio di pensiero d'economia che non ammette nessuna critica, nessuna opposizione democratica, e che accetta anche la varietà dei partiti di pensieri. Attaccando il Brasile si vuole attaccare tutto un equilibrio continentale, quello che si è stabilito negli ultimi 15 anni in America Latina, fondato su un progetto di integrazione solidale, egualitaria, su una prospettiva di mondo multipolare e su nuovi organismi che stanno riequilibrando il potere nel mondo. Il Brasile è il perno, è l'asse di questo progetto, perché è il paese che esprime la maggiore potenzialità economica, la maggiore capacità anche finanziaria, ed è uno dei pilastri anche del progetto alternativo dei BRICS. Per questo motivo è un bersaglio prioritario dell'imperialismo atlantico, nordamericano ed europeo. Ed è chiaro che c'è la mano imperialista dentro il colpo di Stato, se si considera
come il nuovo governo formato da Temer, dalla destra, è un governo composto da fiduciari che rappresentano direttamente gli interessi dell'imperialismo e del neocolonialismo. Tu sei brasiliana ma vivi in Italia da molti anni, come giudichi lo stato della democrazia in Europa e in Italia? Non è un bel momento, è un momento molto difficile a livello mondiale, c'è la crisi, l'ISIS, le guerre in Medio Oriente, cioè è un momento tremendo, ma diciamo qui almeno il sistema democratico è molto più avanti, è molto più solido. Il Brasile veramente aveva iniziato a praticare, e io comunque credo che tutto questo che sta succedendo serva al popolo brasiliano, che è ancora, cioè, una cultura ancora molto, molto maschilista, molto indietro, cioè la coscientizzazione che c'è in questo momento, o il maturare del popolo.